procediamo con l'ordine del giorno. Proposta numero 4. CIS S.p.A. Adeguamento statuto ai sensi del decreto legislativo 175/2016. Approvazione. Invito l'assessore Olini a illustrare la proposta. Grazie. Buonasera a tutti. Come ben sapete, in data 19 agosto 2016 è stato emanato il decreto legislativo numero 175, avendo ad oggetto testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, che individua, tra l'altro, cosa debba intendersi per società a controllo pubblico e che stabilisce le condizioni imprescindibili per la costituzione delle società pubbliche, nonché che essa non risulta affidataria da parte degli enti partecipanti di alcun servizio né di interesse generale e strumentale. Per tale motivo lo statuto non contiene alcun riferimento al cosiddetto controllo analogo, riferimento che invece risulta essenziale ed imprescindibile nel caso di società in AUS. Si vanno quindi a proporre modifiche relativamente. Invito quindi i consiglieri a iniziare la discussione. Grazie. Consigliere Marco, il prego. Buonasera, grazie Presidente per la parola. Rileggendo questo regolamento, ho notato che all'articolo 14,7 determinate decisioni, nonché quelle più importanti per il futuro del nostro impianto di incenerimento, dovranno essere prese all'unanimità dai tre proprietari, dai tre sindaci proprietari. Questo lo trovo un articolo alquanto anomalo dal mio punto di vista, perché non quanto momentaneamente sono così come è gestito ora attualmente l'inceneritore, perché i tre sindaci appartengono allo stesso schieramento politico, ma in futuro, nell'eventualità, questo me l'auguro, che le amministrazioni comunali siano gestite da altri colori politici, dovranno comunque ottemperare alla decisione che viene presa all'unanimità. Trovo politicamente scorretta questa pratica, perché comunque un sindaco che è contrario a una di queste azioni, come può essere anche la gestione, deve comunque soccombere a una decisione che non è la sua. Apparirà comunque che, pur essendo contrario, la decisione deve essere presa all'unanimità, quindi di fatto sarà coinvolto anche lui in un'azione che non ritiene opportuna. Io sarei decisamente soddisfatto se non fosse preso se fosse preso questo comma e modificato, magari aggiungendo una seconda seduta, una terza seduta, finché si possa comunque giungere ad una decisione senza raggiungere l'unanimità, ma almeno la maggioranza dei soci. Detto questo, non ho altro da aggiungere, grazie. Ringrazio il consigliere Martori, continuiamo la discussione. Thank you.
consiglieri, se non ci sono altri interventi, come da procedura, si passa alle dichiarazioni di voto. Quindi, vedo non ci sono altri interventi, dichiaro quindi terminata la discussione e si procede con le dichiarazioni di voto. Inizia con la dichiarazione di voto della minoranza, grazie. Riguardo all'impianto, quindi riguardo a, sia alla possibile vendita, finanziamenti, tutto quello che riguarda l'impianto passerà dall'assemblea dei soci, quindi passerà dai sindaci e, come ci è stato spiegato in commissione, passerà dal consiglio comunale, per cui sarà il consiglio comunale ad esprimere un giudizio su tale scelta. Certo, detto questo, proprio perché le modifiche non sono sostanziali, nel senso che c'è solo un adeguamento normativo, il nostro gruppo si astiene. Grazie consigliere Berisperpe. Grazie presidente, sì, anch'io sarò brevissimo e seguo un po' nella discussione quello che ha già detto il collega Vercini. L'unica cosa, ecco, mi sarebbe piaciuto che nella modifica dello statuto ci fosse specificato che qualsiasi decisione venga presa sull'impianto si passa dall'assemblea dei soci, quindi dai sindaci, però ecco, la specifica che tutto passi dai consigli comunali penso fosse necessaria. L'altra cosa che volevo sottolineare è l'articolo 24, che poi diventa l'articolo 28 del nuovo statuto, i rapporti della società con gli utenti. A mio modo di vedere viene un pochino indebolita e quindi il cittadino si può trovare in difficoltà qualora nel caso in cui appunto dovesse fare delle dimostranze o avesse dei problemi nei confronti dell'azienda. Per il resto sono modifiche, diciamo, dovute, come ci è stato spiegato in commissione, e quindi io mi astengo. Grazie consigliere Vesperi. Consigliere Bartoli, prego. Sì, per quanto già premesso prima in discussione, il nostro voto non può che essere contrario, grazie. Grazie consigliere Bartoli. Dopo le dichiarazioni di voto. Scusa Manetti, prego. Grazie presidente, buonasera a tutti. Il voto della maggioranza è favorevole a questa nuova revisione dello statuto. Permettetemi, spendo anche due parole anche a seguito della commissione. Abbiamo avuto modo di analizzarlo articolo per articolo. Credo che le tipologie di modifiche sono sostanzialmente tre, no? Come diceva anche l'assessore in premessa. Uno sicuramente per quanto riguarda le modifiche
derivanti comunque dall'attuazione della riforma Madia che riguarda le società partecipate. Un altro tipo è sicuramente, mi riferisco in particolar modo all'articolo 2 dove viene determinato l'oggetto sociale, sono modifiche che comunque lo statuto necessitava diciamo da tempo per il cambio comunque d'attività che l'azienda svolge sui territori. E il terzo è diciamo un po' più politico, ma comunque che abbiamo valutato sicuramente di buon grado, perché va un po' a sfatare e comunque a chiarire ogni ombra di dubbio che mi ricordo emerse in uno scorso consiglio comunale, dove si faceva riferimento al vecchio articolo 19 che si determina diciamo i poteri del vecchio ad oggi consiglio d'amministrazione, e al comma 3/E si faceva riferimento che tra le potestà del consiglio, tra le facoltà in via esclusiva del vecchio consiglio di amministrazione c'era anche la possibilità di alienazione di beni mobili e immobili, un po' in contrasto anche con quanto ci dice l'articolo 69 del TUEL che di fatto invece dà pieni poteri, mi riferisco ovviamente a un'ipotesi remota e sto ragionando per assurdo di un eventuale cessione dell'impianto e demobilizzazione di Montale, che però contrastava, come dicevo, con l'articolo 69 del TUEL, dove invece legittima e dà pieni poteri ai consigli comunali proprietari dell'impianto, come in qualsiasi altro tipo di alienazioni che riguardano comunque il demanio comunale. Dicevo, queste modifiche un po' più politiche e diciamo garantiste nei nostri confronti, nei confronti dell'amministrazione proprietaria dell'impianto, noi troviamo sicuramente all'articolo 5, che è un articolo nuovo, e in particolar modo, scusate, ci arrivo, al comma A, dove si cita che i comuni soci formulano indirizzi strategici circa l'attività della società, e in particolar modo al punto B, dove si dice che possono inibire ogni iniziativa o decisione che si ponga in contrasto con l'interesse degli enti pubblici soci. Mentre l'altra modifica, che appunto specifica meglio in contrapposizione al vecchio articolo 19, lo ritroviamo invece nell'articolo 14, dove viene comunque regolamentata l'attività e le facoltà dell'assemblea dei soci, e c'è proprio al comma 7 l'articolo dove si spiega anche le facoltà in caso di alienazioni in beni mobili e immobili, e si fa riferimento appunto della necessità di raggiungere l'unanimità della votazione da parte dell'assemblea, che secondo me è tutt'altro che, cioè è proprio l'opposto, cioè va a tutela magari eventualmente di un socio che comunque si ritrova in minoranza e può portare avanti le proprie istanze, dovendo raggiungere comunque l'unanimità ha sicuramente più potere, e il suo voto pesa sicuramente di più in un voto unanime che in un voto a maggioranza. Ecco, quindi il mio pensiero è un po' in contrapposizione a quello del consigliere Bartoli che ha espresso prima, e basta, e ripeto, il voto della maggioranza è favorevole. Grazie. Grazie al consigliere Bonetti. Dopo le dichiarazioni di voto, pongo in votazione il provvedimento al numero 4 dell'ordine del giorno, che ha per oggetto CIS SPA, adeguamento statuto ai sensi del decreto legislativo 175/2016, approvazione. Invito i consiglieri a esprimere il loro voto in forma palese per alzata di mano. Chi è favorevole alzi la mano. Chi è contrario alzi la mano. Chi si astiene alzi la mano. Il Consiglio Comunale approva a maggioranza con voti favorevoli 10, contrari 2, astenuti 30.